Buonasera a tutti, spero che sarà un'ora piacevole da passare insieme. E già vi dico che Josef Kudelka è uno dei miei preferiti, quindi probabilmente vedrete tanto il mio trasporto in questa breve lezione che faremo, cercando un po' di vedere insieme tantissime fotografie, di raccontare un po' la sua storia, ma soprattutto una cosa che mi preme sempre in tutte le mie lezioni. Di tutti i corsi per il Centro Sperimentale di Fotografia Adams è quello di capire il linguaggio fotografico, quello che veramente per gli appassionati e per gli studiosi di fotografia è una delle cose più interessanti da cercare di capire. Iniziamo allora, eccolo qui, il nostro caro Josef Kudelka, che nasce in una piccola città della Moravia che si chiama Boscovice. Nel 1938. Siamo fortunati, è ancora vivo, quindi è uno dei grandi maestri della fotografia che ancora abbiamo la fortuna di avere tra noi. Ha un percorso particolare per quanto riguarda la fotografia, perché in realtà è un ingegnere, quindi proprio consegue il titolo accademico presso l'Università Tecnica di Praga. E per diversi anni si appassionerà di fotografia e farà fotografia, ma al tempo stesso appunto lavorerà come ingegnere aeronautico, sia a Praga che a Bratislava. Inizia a appassionarsi alla fotografia da ragazzino, da bambino, grazie a degli amici del padre, che era un panettiere, e che appunto facendogli vedere delle fotografie scattate lo fanno appassionare. E lui deciderà, vendendo fragole selvatiche, frutti di bosco raccolti proprio da lui stesso, cercando appunto di guadagnare qualche soldo, per comprarsi una biottica, una camera biottica in batelite, quindi diciamo una macchina non certo di un altissimo livello, che però appunto lo accompagnerà per i primi anni, una 6x6. E piano piano, quindi nella sua adolescenza, nella prima giovinezza, inizia a fotografare e si appassiona al teatro. Quindi a Praga incomincia appunto a frequentare compagnie teatrali e teatri stessi, e da lì inizierà questo suo grande lavoro per il teatro. In realtà quasi non abbandonerà perché continuerà davvero per tantissimi anni. Poi vedremo come nel 67 deciderà di dedicarsi completamente alla fotografia, abbandonando il suo lavoro di ingegnere. Vi dicevo appunto, inizia a fotografare nei teatri praghesi, come per esempio il Semafor, e proprio in uno di questi teatri la critica Anna Farova, che poi diventerà una sua grande amica, noterà le foto di questo giovane Kudelka. Lei è una critica d'arte e capirà subito come Kudelka già stesse adottando dei metodi e un linguaggio anche grafico molto contemporaneo. Tant'è che era proprio lì che la critica disse: sta cambiando la visione nella fotografia, finalmente c'è qualcosa di nuovo. E adesso vi faccio subito vedere qualcosa che lui ha scattato a teatro. Siamo agli inizi degli anni 60, lui ancora appunto frequenta l'università ed è un fotografo di scena un po' particolare. Io farò vedere anche quando finalmente ripartiranno i nostri corsi di fotografia di scena e di eventi al Centro Sperimentale di Fotografia. Farò vedere questo fotografo perché effettivamente la sua produzione per quanto riguarda la scena teatrale è davvero incredibile. Già da questa fotografia incominciamo a capire di che cosa stiamo parlando. Sono delle immagini, sono delle foto ricche di pathos, con dei bianchi e neri molto contrastati, molto materici, che in qualche modo lui si porterà dietro praticamente per sempre, fino adesso. È un tipo di fotografia in bianco e nero che è molto riconoscibile, un po' come quando vediamo dei ritratti fatti da Richard Avedon o vediamo dei paesaggi fatti da Sebastiao Salgado. Cioè,
è una cifra stilistica immediatamente riconoscibile, anche quella di Pudelka. Vediamo delle foto anche molto ravvicinate, molto sgranate. In alcune foto, ed è straordinario questo, parlo per una rappresentazione teatrale, addirittura arriviamo quasi al surrealismo, arriviamo quasi appunto a un linguaggio avanguardistico, tanto sono stilizzate o anche geometriche. Vi faccio vedere qualcosa, perché se no solo quelle parole non riusciamo a capire, ecco, di che tipo di fotografia si tratta. Ed è già straordinario. La fotografia di scena generalmente tuttora ha un suo stile, un suo linguaggio. Lui già lo rompe, già negli anni 60 lo rompe completamente. È molto interessante anche il lavoro che lui fa proprio sulle maschere teatrali. E anche se lui non aveva mai studiato storia dell'arte, in realtà avvicina tantissimo anche con questi, vedete, con questi primi piani quasi completamente sgranati, con la prospettiva totalmente schiacciata. Quindi vi dicevo, con questa rappresentazione delle maschere, nonostante lui non abbia mai studiato storia dell'arte nel suo percorso accademico, diciamo universitario, però guardate qui, ci rimanda tantissimo a quelle che erano appunto le antichissime maschere di epoca micenea e sono straordinarie, con questa stilizzazione veramente quasi estremizzata, con questo uso di bianco e nero, con questo bianco completamente sgranato che contrasta tantissimo ed è come se voleste uscire dal profondo nero. Straordinaria anche ovviamente delle foto dove un po' si confonde a volte il fuoco, a volte il mosso. E quindi la parola, appunto, come vi dicevo, la critica effettivamente vedrà delle immagini straordinarie. Guardate che bellezza anche un'immagine del genere con i due attori. Fino al 67 circa lavora per il teatro, ma in realtà poi continuerà anche in Gran Bretagna e viene pubblicato anche da delle riviste abbastanza famose in quel tempo, che era appunto di Vavlo. Di Vavlo in ceco vuol dire appunto teatro. Eccole qui, sempre straordinarie. Mentre lavora a teatro, mentre fotografa le scene backstage, incomincia a pensare a un lavoro sugli zingari. Sugli zingari se siete interessati, vorrei che magari vi segnaste questo nome, che è Markéta Luskakova, che è una grande fotografa ceca, sociologa e fotografa, che divenne sua amica e che effettivamente lo aiutò tantissimo in quello che poi sarà uno dei suoi progetti più famosi, di tutta la sua vita, appunto, che è Zingari. E quindi, se volete, andate a vedere il sito perché è molto interessante. Zingari, come vi dicevo, Zingari è un progetto a lungo termine, inizia e va in giro appunto in Slovacchia, andrà anche in Romania, insomma si sposta molto appunto per seguire il popolo nomade e lui stesso dice che quando iniziò a fotografare Zingari il mondo era molto diverso da come è adesso. Effettivamente a lui interessava ed interessa tuttora vedere come la gente cambi all'interno del mondo, come cambia il mondo stesso. Questo è un concetto che lui porterà e porta avanti per tutta la sua produzione fotografica. Addirittura vi farò vedere anche una fotografia molto interessante, perché adesso vediamo una bella carrellata di Zingari che ha un'impostazione, una composizione incredibile. Ed eccola qui, è il funerale di una giovane gitana, 1963.
Tra l'altro è una delle poche foto dove io ho inserito la didascalia perché Kudelka non ama le didascalie e lo spiegheremo bene anche alla fine della nostra lezione. E quindi vorrei che ci concentrassimo tutti quanti esclusivamente sul linguaggio fotografico, esclusivamente su quello che ogni fotografia ci può dire, ci può raccontare. Questa è una composizione straordinaria, sembra quasi un dipinto fiammingo, incredibile che cosa, non è tanto la composizione centrale, diciamo, della giovane defunta, quanto gli sguardi dei bambini rivolti verso di lui. Tra l'altro, lui aspettò che, per scattare questa fotografia, aspettò che la donna che vediamo in fondo, vicino alla finestra, con il bambino in braccio, si mettesse esattamente in quella posizione. Vedete che il bambino, ovviamente, la bambina, non so, viene proprio, diventa quasi un controluce particolare, vicino alla fonte luminosa. In contrapposizione a che cosa? Alla defunta invece, alla defunta appunto sul letto mortuario. In questa foto notiamo tanta coralità, notiamo anche delle linee di fuga veramente ben costruite e ben composte. Guardiamo il dolore, sì, che c'è in un'immagine del genere. Ma non è tanto il dolore, e questo tema ritornerà, e quanto la essere una comunità. Nelle sue fotografie vedremo sempre come il fattore umano sia la base di tutto, l'umanità sia la base di tutto. Quando conobbe Henri Cartier-Bresson, gli portò delle fotografie, gliele mise davanti sul tavolo e Bresson, lui stesso racconta, Kudelka racconta, che Bresson rimase un attimo ammutolito. Cioè Bresson, che era un grandissimo maestro di composizione formale, di fuoco all'ennesima potenza, proprio della perfezione in fotografia per quanto riguarda la composizione, la tecnica, e ovviamente vide queste fotografie e non rimase molto sorpreso, però capì, ovviamente capì quanto questo fotografo, che ancora non era famosissimo, potesse dire, quanto avesse da dire Kudelka. In questa fotografia, che è una delle fotografie forse più conosciute, fa parte sempre di Zingari, è un giovane ragazzo zingaro ammanettato perché sospettato di omicidio. La cosa interessante cos'è? È anche quella sorta di pacatezza che vediamo sui pezzi in fondo al nostro fotogramma, e una delle cose che secondo me Kudelka riesce a fare meglio è riuscire a capire quando deve eliminare il cielo. Sembra una sciocchezza, però in tante fotografie, una delle più famose, ne riparleremo, lui decide di accorciare il cielo, di eliminarlo, perché possa aiutare alla lettura di questa fotografia o di un'altra fotografia. In un volume che si chiama Occhi Aperti, edito dalla Contrasto di Mario Calabresi, lui dirà in un'intervista: volevo parlare della vita, cosa c'è di più universale? Non volevo fare un documento storico, ma parlare dell'esistenza, dai bambini alla morte, questo mi interessava. Ho preso dalla vita delle comunità gitane degli anni 60 di Boemia, Moravia, Slovacchia, Romania, Ungheria, quello che consideravo essenziale, quello che era più importante per me. Continua: io non sono stato un fotografo impegnato, vivevo in un paese dove era impossibile. Io ho una regola: tutte le fotografie che ho fatto nella mia vita le ho fatte per me stesso. Io ho vissuto lì, ho dormito là, ho mangiato là e non è stato sempre facile, però è sempre stata la musica che mi ha fatto iniziare.
E lui cita questa musica perché? Perché quando era giovane, lui è un musicista tuttora, sa suonare, e andava in giro, tra l'altro venne anche in Italia con col suo gruppo, folcloristico appunto, andava in giro a suonare. E per lui il legame con la musica, un legame fortissimo con la sua terra, perché lui poi, vedremo, sarà un esule, sarà un apolide, non avrà diciamo, una residenza fissa, però lui non sarà mai completamente estraneo a tutti i luoghi in cui ha vissuto, e si sentirà sempre comunque parte di qualcosa. È un po' complicato magari da capire perché appunto lui in realtà, dovendo scappare poi e andare via dalla Cecoslovacchia per ovvi motivi che adesso tra poco vi tratteremo appunto, è un po' difficile, dico, da capire perché effettivamente lui è stato quello, perdonatemi l'espressione un po' banale, è stato quello che è diventato il vero cittadino del mondo, cioè lui riusciva a essere se stesso e felice veramente dappertutto, capì che non gli servivano grandi cose. Ma avrebbe dormito fuori, così come si dice poi tra l'altro anche sui pavimenti della Magnum, dell'agenzia famosa che poi lo accolse. Appunto, Zingari, eccolo qui, perché ovviamente esce un libro. Lui lavorerà a questo progetto fino agli anni 70 e grazie alla conoscenza con Robert Delpierre, che era un editore francese, grazie a lui appunto esce Zingari, la fine del viaggio, che avvincerà anche diversi premi. Nel 75 esce questo bel volume. In realtà lui aveva già lavorato a una prima, diciamo, edizione con il grafico Milan Copriva nel 68, che doveva vedere poi la luce del 70, ma in realtà lui nel 70 andrà via dalla sua terra, e quindi il libro non vide mai la luce. Però a Parigi, appunto, insieme a Delpierre, si rifà questo progetto, esce appunto Zingari, la fine di un viaggio, e viene editato con 60 immagini, che erano essenzialmente riprese nei campi Rom della Slovacchia tra il 62 e il 68. E poi vediamo come ci sono tantissime edizioni, questa che vi faccio vedere qui è quella della Contrasto, quindi insomma è facile trovarla anche diciamo qui in Italia ormai. Però io dico sempre in tutte le mie lezioni, ragazzi, andate nei mercatini, perché molte volte si riescono a trovare anche edizioni, ma ce n'è per esempio una di Exil, che è un altro suo progetto fotografico, edito dalla Linari, che non è proprio facile trovare, però insomma, sbirciate sempre se vi interessa il fotografo e la fotografa, ecco. Comunque, questo libro diventa un po' quasi la Bibbia di tutti i fotografi di oggi. È un libro eccezionale, è un corpus di immagini veramente corposo ed è molto ben fatto. Vi dico anche una cosa, tanto era la sua indifferenza quasi nelle didascalie, lui non ha mai, diciamo, scelto i titoli dei suoi progetti fotografici. Sono stati sempre gli editori, gli amici, insomma, le persone di cui si fidava ad aiutarlo. Con Luisa Briganti del CSF, diciamo sempre quanto sia importante poi per noi fotografi e anche gli allievi, ovviamente, quanto sia importante avere poi qualcuno che ci aiuta nell'editing del nostro progetto, perché molte volte, e anche Kudelka lo dirà, per un progetto che riguarda appunto il muro in Cisgiordania, praticamente dirà che lui avrebbe voluto tantissimo una fotografia,
ma poi, aiutato appunto dagli amici, fotografi ed editori, in realtà questa fotografia non la mise, quindi noi non la vediamo, perché effettivamente non fa parte poi di quel lavoro. Comunque, in questo volume, Will Guy, che era il curatore poi della monografia, scrive appunto che allora, il fotografo voleva raccontare le caratteristiche degli zingari, del popolo nomade che erano i cicani, appunto in cecoslovacco, e dice che erano praticamente queste caratteristiche che lui voleva descrivere, erano inconciliabili con il volere e le necessità dei popoli che li accoglievano. In realtà appunto non è stato, non sono stati mai, non è stato mai benvenuto, né tantomeno si è mai integrato. E si dice appunto che soltanto lui stesso dice che in Cecoslovacchia provarono ad accoglierli, a farli lavorare per i proprietari terrieri, però in realtà c'era questa nomina appunto che godevano appunto di non essere affidabili come collaboratori. Quindi lui in realtà cresce con quest'idea degli zingari e poi però grazie al suo lavoro e poi anche al suo volume, in realtà appunto l'idea che ne vuole dare e che esce fuori è completamente diversa. Ferdinando Scianna, che è un grande fotografo italiano, nel volume Obiettivo Ambiguo del 2001, parla di Kudelka, parla proprio delle immagini di Zingari e dice che queste immagini, che costituiscono un corpus fotografico tra i più forti e coerenti della cultura visiva contemporanea, non sono un saggio sociologico sugli Zingari e sulla loro tragica vicenda, ma un prodigioso canto e lamento sulla fine del viaggio di ogni cosa e nello stesso tempo un disperato tentativo di arrestare nel diamante della forma in cui vengono incatenati gli istanti il loro inevitabile precipitare nel nulla. Ed effettivamente a Kudelka interessa tantissimo vedere quello e capire dove vanno, come finiscono le cose, tutto quello che è destinato anche a scomparire per sempre. In questo caso si parla di un popolo appunto nomade come gli Zingari, ma vedremo nelle altre fotografie, negli altri progetti, come a lui interessi ricercare sempre quest'idea di fine. E, molte volte lui era anche ospitato poi le persone che poi divennero appunto sue amiche, altre volte invece non capitava, ma lui non si preoccupò mai più di tanto di dover dormire all'aperto, fuori o in condizioni completamente disagiate. Qui un'altra, appunto quello che vi dicevo, non mi piacciono le didascalie, preferisco che le persone guardino le mie foto e inventino storie. E si racchiude un po' il suo concetto per quanto riguarda appunto le didascalie. Guardiamoci un po' di foto. Questa è una foto molto, a me piace tantissimo. Probabilmente all'inizio sfugge il fatto che alle due finestre sullo sfondo ci siano due donne che guardano. Perché? Perché la prima cosa in realtà che ci salta all'occhio è la ragazza vestita bene con il mazzo di fiori, quindi un giorno molto importante per lei. Ma è straordinaria questa dissonanza perché la ragazza è felice, è serena, è bella e invece le due donne dietro in realtà non riusciamo a capire che cosa sta succedendo, perché stanno guardando in questa maniera. E lui gioca moltissimo su quello che effettivamente la realtà poi ti offre, però non spiega. Le sue fotografie, tra l'altro, sono sempre. Sono, avendo questi bianco e neri così forti, questi contrasti così accentuati, in realtà potrebbero offrirci un'idea di turbamento, però lui non vuole turbare. In queste sue fotografie, che sono alcune molto molto tragiche,
In realtà noi siamo attirati totalmente da questa bellezza dell'orrendo, dell'orrendo nel senso, anzi meglio, dell'orrorifico, cioè di quello che veramente fa paura. Continuiamo a guardare, e ovviamente sono tantissime le foto che riprendono anche gruppi familiari, perché ovviamente per un popolo come gli Zingari, il concetto di clan è importantissimo, e lui effettivamente riesce a far centrare dentro queste famiglie. Lui stesso racconta, quando cominciai a fotografare in Cecoslovacchia, incontrai questo anziano signore, un anziano fotografo che mi disse alcune cose pratiche, tra le quali Josef, un fotografo, lavora sul soggetto, ma il soggetto lavora sul fotografo. Quindi lui riporta questa grande verità che è un po' appartiene in realtà a tutti noi, a chi fa fotografia. Ed è vero, cioè quando si entra in contatto, in relazione con la persona appunto che devi ritrarre, è normale che ti cambi qualcosa, è normale che probabilmente ti inizi a fotografare con un'idea o con un preconcetto, non in senso negativo, ma poi avere a che fare con una persona che si pone davanti all'obiettivo ti cambia l'idea della fotografia probabilmente che devi avere. Lui nei suoi ritratti in realtà ci fa vedere sempre questa umanità, questa empatia, questo essere insieme a loro. Vediamo anche qualche già l'abbiamo vista appunto. E questa coralità che ovviamente qui si manifesta durante un funerale. E poi, come vi dicevo, i clan familiari, la foto a destra, tra l'altro molto tragica perché ovviamente ci fa capire come la giovane donna abbia perso un bambino praticamente neonato. E sono bellissimi, sono straordinari, a volte anche senza appunto badare moltissimo alla tecnica stessa, però la composizione è sempre perfetta. Cioè, vediamo un occhio che quasi è naturale per lui, appunto comporre in questo modo. Guardate anche come molte volte il punto di ripresa non è semplicemente orizzontale o comunque appunto frontale, direttamente frontale al soggetto, ma il punto di ripresa molte volte cambia, è più alto, a volte è più basso, è distorto. E altra foto, un altro funerale, una giovane purtroppo sul letto mortuario, diciamo, con la madre o la nonna, comunque una donna importante nella sua vita, e vediamo anche la moneta sugli occhi che indica un'usanza per poter pagare Caronte e poter trasportare l'anima del defunto dall'aldilà, appunto, nell'aldilà. E anche qui non vediamo tanto il dolore, non vediamo la donna che si strappa i capelli, che piange di sé, ma vediamo un gesto straordinario che è di accarezzare, toccare il volto della giovane, quindi la vicinanza, il senso profondo di affetto e di amore. E pensate che il fotografo Kudelka è in una posizione praticamente ravvicinatissima, era comunque in una situazione drammatica e tragica, molto dolorosa per la famiglia, e lui era lì con loro. Per quanto riguarda la composizione, che è un grandissimo pregio, ovviamente non l'unico, del nostro fotografo, vediamo un po' di elementi geometrici. Fa molta attenzione a quello che è lo schema compositivo, e allora possiamo avere nelle prime figure A e B uno schema triangolare che, come direbbe Tano d'Amico, ricorda un po' i frontoni greci,
lui cerca sempre di riportare appunto la memoria all'arte, all'architettura. Ed effettivamente è così, cioè in questo triangolo all'interno del nostro frame, noi vediamo tutti gli elementi importanti della fotografia. Invece, nelle altre due C e D abbiamo delle presenze di linee di forza che sono indotte dai movimenti, quindi dalla postura della bambina e anche appunto dalla donna che con le braccia quasi parallele appunto sfiora e accarezza il volto della figlia e della nipote. E poi una cosa molto interessante, sempre a livello compositivo per noi fotografi, che cos'è il forte contrasto tra soggetto e sfondo. Questa è una cosa sempre molto importante per noi e vediamo appunto nella foto in basso a sinistra la giovane che si mette in posa, quasi danza, a piedi scalzi in questa stanza ovviamente molto, molto umile ed è per me straordinaria la composizione che in realtà sembra molto, molto semplice, molto facile. Però è bellissima la macchia del fumo, no? Della cenere, della fuliggine che si espande appunto sulla parete. E poi nell'altra figura invece sono marito e moglie, rappresentati appunto nella loro casa, e la donna si sistema il velo in testa e i capelli. E c'è questo movimento straordinario, e poi lo vedremo anche appunto delle altre, per lui il movimento è parte della vita, ma non solo dell'umanità, proprio della vita in genere, e lui lo fotografa. Allora, e qui entriamo un po' in un argomento particolare perché vedremo le fotografie cosiddette di reportage di Kudelka. Lui non si è mai descritto come un reporter. Noi che poi studiamo la sua produzione lo possiamo inserire tra il reportage e la fotografia artistica, ma lui non si inserisce nemmeno tra i fotografi d'arte, quindi gli artisti. Lui dirà sempre di se stesso e dice sempre di se stesso: io sono un fotografo. Semplicemente sono un fotografo. Lui ama fotografare. E lui vuole regalare al mondo appunto le sue visioni. Quindi questo è quello che fa. Ma ritorniamo a noi. 1968, Praga, tra il 20 e il 21 agosto, nella tarda serata, i carri armati sovietici entrano in città, varcano la frontiera, entrano della Cecoslovacchia. E praticamente questa cosa indica un po' la tensione tra Brezhnev e Dubček, che si era insediato appunto nel Partito Comunista. Allora, intanto a Praga erano state attuate delle riforme chiamate appunto sotto il nome di socialismo dal volto umano, con l'abolizione della censura, la libertà di raduno e anche delle riforme economiche. Mosca si era allarmata, aveva dato un ultimatum e diciamo che nell'agosto del 68 Praga viene invasa. Purtroppo saranno dei momenti tragici, ci sarà tanto sangue, tante vite verranno falciate. E Kudelka è da poco arrivato a Praga, nemmeno da 2 giorni, perché era stato proprio in Romania a fotografare, sta dormendo, sono le 4 di notte, un'amica lo chiama dicendogli che i carri armati erano entrati in città. Lui mette giù, credendo che sia uno scherzo, non poteva veramente immaginare che veramente potesse succedere una cosa del genere, l'amica lo richiama e lui si convince appunto che purtroppo è vero. Quindi dice: io non sono andato in strada perché volevo fare il reporter, ma non potevo non andare in strada, mi sono precipitato
e ha scattato migliaia e migliaia di fotografie in quei giorni. E lo vuole fare appunto, per i suoi connazionali, per il paese, girerà veramente tantissimo. E lui, sempre nel libro di Mario Calabresi, dirà: correvo da una parte all'altra, volevo testimoniare tutto, restare fermo non sono posto. Mi mettevo davanti ai russi e cominciavo a scattare. Gli amici mi dicevano che sarei stato ammazzato, i soldati pensavano che fossi pazzo o particolarmente coraggioso. E questa forse è la foto che più lo rappresenta, anche se per me non è tra le più belle, diciamo, non è la mia preferita, però effettivamente è una foto che ha fatto la storia. Tutte le sue fotografie scattate durante l'invasione del 68 sono appunto tra le più conosciute e sono ormai rappresentative di tutto quello che c'è stato in quel momento. Allora, lui chiede a un passante appunto di dargli l'avambraccio e c'è l'orologio che indica l'ora. Allora, questo è un modo per dire: io sono qui in questo momento, in questo giorno, a fotografare piazza San Venceslao in fondo, Venceslao in fondo, appunto, vuota, completamente vuota. E che cosa succede? Succede che anche qui, come vi dicevo prima, il cielo viene completamente quasi eliminato ed è interessante, sempre interessante vedere come, quali possono essere le scelte, no, di composizione di un'immagine. La fotocamera in questo caso è inclinata appunto verso il basso, tagliando quasi completamente il cielo e questa assenza di cielo con questa prospettiva molto stretta. Quindi della strada, diciamo, di viale completamente deserto che poi scompare in lontananza, ovviamente crea anche una atmosfera molto chiusa, molto claustrofobica ed è interessante capire perché lui ha utilizzato questa prospettiva. Il braccio con il pugno chiuso. Sì, può essere una scelta estetica, però sappiamo anche che appunto rappresenta anche il pugno chiuso rappresenta anche un gesto di resistenza, anche eroso, comunque anonimo, contro le forze dell'occupazione. L'orologio, come vi dicevo, indica l'ora e questa era una delle strade principali, una delle strade principali, la Praga, che si chiama completamente un gesto. Marica, scusa, abbiamo avuto problemi tecnici. Ci siamo. Ah, ok, eccoci, scusate. Quindi vi dicevo appunto che l'orologio indica proprio in quell'ora, in una strada che generalmente era pienissima e affollatissima. Invece indica appunto che proprio in quell'ora non c'era nessuno ed era deserta, quindi fermare il momento decisivo e dare anche un taglio netto tra tutto quello che era stato prima e tutto quello che invece sarà dopo. Continua a fotografare, sono tantissimi, centinaia, migliaia, i cittadini che si riversano per le strade. Che vanno addirittura poi di fronte all'edificio della radio che era circondato dagli dei carri armati e tantissime centinaia di persone morirono. Anche questa è una foto straordinaria. Anche qui notiamo non solo la vicinanza, guardate comunque gli stivali dei soldati russi, ma la composizione meravigliosa che ci fa vedere. Indica e sottolinea soprattutto anche l'atteggiamento del giovane Braghese, appunto, che vuole bloccare. In realtà poi i cittadini volevano attuarono, diciamo, una protesta quasi pacifica, cioè si mettevano davanti ai carri armati per non farli avanzare.
Adesso vi leggo appunto un estratto dall'intervista fatta nell'ottobre del 2016. Ok, sento a volte delle voci, va bene. Allora, un estratto dell'intervista appunto dell'ottobre del 2017. Fatta per Repubblica, e la trovate anche online su Fotografia, pubblicata il 15 novembre del 2017. Michele Smargiassi, intervista, tra l'altro un'intervista molto piacevole, intervista Kudelka e gli chiede: in tutti questi anni i tuoi sentimenti sul 68 di Praga sono cambiati? Risponde: no, quello che ho vissuto allora è stato sufficiente a riempire una vita. Non c'era solo rabbia, c'era tutto, c'era ogni sentimento possibile, anche l'amore, perfino la festa, di sicuro l'esaltazione. Tutto quello che un uomo può provare dalla vita, io l'ho vissuto in quella settimana. I ragazzi che fotografai in quei giorni erano sconvolti, ma vivevano anche un'esperienza che non è da tutti. Quando mai puoi salire con una bandiera su un carro armato che attraversa Piazza Venceslao? Poi continua, dopo di allora mai più fotografato guerre o violenze, dice Smargiassi, e lui dirà appunto: no, questa non era in realtà una guerra. Dice: io effettivamente io non sono mai stato un reporter di guerra, io mi sono trovato lì perché non potevo non essere lì, era normale per me essere lì e fotografare appunto. Come vi dicevo, la popolazione non aveva adottato una resistenza violenta e aspettava che appunto il loro leader ritornasse dalla capitale sovietica. Quando poi quando il leader rientrò a fine agosto, comunicando però che le truppe sovietiche sarebbero rimaste fino a una normalizzazione della situazione, insomma, ci furono tantissimi scontri, il clima era davvero pesante. E poi nel 69 venne firmato un accordo, diciamo, per la permanenza dei militari di Mosca. Dubček venne poi estromesso dalla guida del partito, e poi sappiamo come, diciamo, le cose ritornarono più o meno alla normalità, poi con la rivoluzione di Belluno dell'89 e poi anche con la caduta del muro. Vediamo ancora queste fotografie straordinarie. Bellissime. E allora appunto Kudelka risponde alla domanda sulla, cioè, allora non è più fotografato foto di guerra, ma neppure quelle sono foto di guerra. Dice: non era una guerra nel mio paese, voglio dire, era una violenza fatta al mio paese. Ma io non ero lì come un inviato di guerra, ero a casa mia. Non ero neppure un testimone, un osservatore, ero parte di quel che accadeva, era la mia vita in gioco. Quelle fotografie non sono state un reportage, del resto a quell'epoca facevo il fotografo di teatro, non sapevo nulla di life o picture stories, reagì semplicemente fisicamente a una situazione. Scattai migliaia di foto in quei giorni, ovunque. Mi parlano di coraggio, io non sono un tipo coraggioso. Ero una di quelle cose che ti escono da dentro, da sole, quando è necessario, perché la storia lo richiede. Tutti noi abbiamo una maschera, la portiamo sempre, ma in qualche rara occasione cade. In quei giorni cadde, non c'erano ruoli e differenze per le strade di Praga, non c'erano più giovani, vecchi, donne, uomini, ricchi, poveri, comunisti, conservatori. Era tutto improvvisamente molto semplice e chiaro. Noi non volevamo che i russi fossero lì, volevamo essere liberi e che qualcuno voleva toglierci la libertà. Lui poi dirà anche in altre interviste: non ho mai fatto foto di qualità, ma quella era la mia vita, sono passati 40 anni e se forse non ti puoi fidare della memoria, delle foto sì, di quelle ti puoi fidare. Allora, la Magnum riesce ad avere questo reportage, queste foto del 68 a Praga. Kudelka riesce a farli andare oltre confine. Verranno pubblicate poi anche sul Sunday Times con le iniziali PP, ovvero Prague Photographer. Perché? Perché c'era la paura che appunto Kudelka e la sua famiglia potesse succedergli qualcosa. Riuscirà, vincerà anche il Robert Capa Golden Medal appunto,
era un grandissimo premio, però in forma ancora anonima. Nel 70 riesce ad andare via dalla Cecoslovacchia, grazie a un film, e si ferma in Gran Bretagna e starà appunto fino al 79, ma anche più in là, diciamo. Continua a viaggiare, a fotografare, diventa membro della Manning Photos nel 74 e poi nell'80 si trasferirà in Francia, dove qualche anno dopo riuscirà finalmente ad ottenere un passaporto. Quello che vi dicevo è una polide. In realtà era un apolide, quindi quando lascia la Cecoslovacchia per l'Inghilterra, ottiene diciamo, questo visto come richiedente asilo politico e non tornerà a casa per oltre 20 anni, appunto. Nell'87, come vi dicevo, otterrà il passaporto, che era molto significativo comunque per lui che viaggiava in lungo e in largo. Allora, Tilt del 1988 è stato pubblicato proprio dal Centro Nazionale della Fotografia a Parigi per una mostra al Palais de Tokyo. Questo libro, Tilt, che è straordinario, ha vinto anche un premio come miglior libro di fotografia dell'International Center of Photography di New York. Racchiude fotografie scattate dal 68 agli anni 80 in Europa, ma anche negli Stati Uniti. Tilt, appunto, che sarebbe Esilis, lui dice: ogni esilio ha un'esperienza personale diversa. Io volevo vedere il mondo e fotografarlo. Sono 45 anni che viaggio. Non sono mai stato da nessuna parte per più di 3 mesi. Quando non trovavo più niente da fotografare, era il momento di andare. Lo dice un'intervista sulle Monde del 2015, e allora lui continua a dire: quando non faccio foto, penso alle foto. La fotografia è la cosa più importante della mia vita e ho avuto la grande fortuna di aver fatto quello che ho voluto e di aver visto, fotografato tanta bellezza. Altra intervista per La Repubblica. Straordinaria anche questa, che fa parte appunto di Exil. Con questi contrasti sempre meravigliosi. Questa è una di quelle che abbiamo utilizzato proprio per pubblicizzare anche il nostro incontro. Chi più ne ha ne metta in questa fotografia è veramente unica. La composizione funziona benissimo. Lo sguardo della bambina è intenso. Immaginiamo come possa essere lo sguardo anche della donna adulta che è appunto lì di fronte a lei, e abbiamo delle linee in diagonale che attraversano tutto il fotogramma e ce la fanno leggere sempre nella migliore dei modi. Ci sono tantissimi elementi, continua a rifarsi a questa sorta di geometrismo, astrazione, surrealismo. Ricordiamoci che comunque è coetaneo, mi sa che sono nati credo lo stesso anno, di Man Ray, altro artista e fotografo surrealista incredibile. In Francia il governo francese nel 1976 gli dà un incarico. Si chiama Mission Photographique della DATAR. La DATAR è diciamo, un organo, una delegazione appunto per la pianificazione del territorio e dell'azione regionale, che negli anni ha fatto tantissime missioni fotografiche. Tra l'altro, se siete interessati, potete andare, si trova facilmente online su Google, potete cercare anche la Mission Photographique di Gabriele Basilico. Quindi tanti sono i nomi anche dei fotografi che hanno partecipato alla DATAR, appunto. Inizia a utilizzare la macchina in formato panoramico, proprio perché doveva fotografare territori
E allora incomincia a fotografare paesaggi industriali, rurali, anche qui si diverte con l'astrazione, con la successione dei piani, con le prospettive, con anche una composizione proprio di immagine molto complessa. E inizia a fotografare effettivamente con una macchina di formato panoramico, però non è la prima volta che lui utilizza una visione panoramica. Anche in alcuni scatti teatrali, quindi proprio nei primi anni 70, lui ritagliava le sue fotografie, cioè, quindi lui aveva già questa immagine di questa visione che poi Wim Wenders dirà appunto che è molto simile allo sguardo umano, perché si dice sempre che lo sguardo umano imiti il 35 mm. In realtà, Wim Wenders appunto dice che il formato panoramico, quindi stretto e lungo, è quello più simile alla visione dell'occhio umano. Comunque, ci sono due opere grandiose, ma non sono soltanto queste due opere grandiose. Ovviamente abbiamo omesso qualcosa perché sennò non ce la facevamo coi tempi. Abbiamo Kaos e anche Industries, appunto. Kaos è stato pubblicato sempre grazie a Zephyr, il suo amico che mi fece pubblicare Zingari nel 99, e invece questo qui dalle edizioni del 2017 Xavier Barral. Kaos, abbiamo tantissime immagini sempre panoramiche, quindi adesso ci guardiamo appunto tutta questa sua straordinaria visione. E anche per Industries, appunto, nel 2017, tra l'altro alcune di queste fotografie sono state esposte proprio a Bologna nello stesso anno. E, sempre utilizzando un formato panoramico, nel 2006 aveva lavorato per Camargue ed era un lavoro commissionato proprio dalla Magnum, dall'agenzia, per il Festival di Arles, per gli incontri internazionali. E quindi ci sono tutte queste bellissime fotografie panoramiche della Camargue, quindi questi litorali. E altra missione fotografica era della Transmanche, quindi praticamente gli viene commissionato questo lavoro sui cambiamenti del paesaggio dovuti alla costruzione del tunnel sotto la Manica, sempre in formato panoramico, verrà pubblicato poi nel 1989 e ce lo guardiamo. Nel 2009 è anche in Piemonte, quindi viene in Italia, viene a fotografare questa regione straordinaria, terra, diciamo, di passaggio, di lotte, di lavoro, e sono delle fotografie molto emozionanti. Ci sono appunto delle antiche corti, anche le tracce dei trattori, molti animali che vanno al pascolo, oppure animali particolari come appunto un pavone bianco, bellissimo. E anche qui il formato panoramico. Come potete notare, immediatamente non abbiamo soltanto un formato panoramico orizzontale al quale siamo abituati, ma anche lui utilizza il formato panoramico in senso verticale. Quasi a esprimere ancora questa sua libertà nei confronti della fotografia. È così abituato e per lui è così normale vivere e fotografare che in realtà appunto si permette di fare cose che magari no, non molti hanno fatto. Guardate qui, noi non siamo di certo abituati a vedere delle fotografie panoramiche strette e lunghe, anche se adesso magari con le visioni dei nostri cellulari o con le storie e le varie stories dei social siamo un po' abituati anche a volte a filmare in senso verticale, però qui abbiamo un'esasperazione del formato panoramico e quindi è veramente molto stretto e lungo e funziona.
Lui, già l'abbiamo detto, dirà sempre, dice sempre di essere molto attratto da tutto ciò che giunge alla sua fine e che probabilmente poi non ci sarà più. Guardate qui, sempre un pavone bianco, straordinario, e lui in queste sue fotografie, in tutta la sua produzione in realtà, sì, traspaiono temi come lo sradicamento, come l'esilio, però poi sono curiosa anche di sapere magari cosa ne pensate voi, però c'è sempre quello spiraglio di bellezza anche in qualcosa di orrendo o di spaventoso o di pericoloso, che riesce a farci amare il nostro essere umani in questo mondo. Non vi ho messo perché non abbiamo tempo, però ve lo dico, magari lo andate a cercare anche su YouTube, andate a cercare The Black Triangle, che appunto era il triangolo nero, una regione della Cecoslovacchia, della Repubblica Ceca. Molto, diciamo, malmesso, che lui fotografa in una maniera eccessiva, quindi se siete curiosi andatelo a cercare. Il suo sguardo, qui ancora sempre due fotografie, sempre del Cascate di Monte, diciamo, a lui interessa andare a vedere quei territori al confine, quei margini, ma anche quei paesaggi, appunto, e quei territori, quei percorsi non molto battuti. Un altro lavoro, abbastanza recente, diciamo 2008-2012, è quello appunto fatto in Israele, e nei territori palestinesi, e si chiama Wall, Muro. Lui viene chiamato da un suo amico che vuole convincerlo a far parte di questa grande, diciamo, missione fotografica per fotografare il muro. Lui prima non vuole andare, poi dice: ok, vengo, però mi pago il biglietto da solo. E lui è molto orgoglioso di questo e ogni volta lo dice in tantissime interviste, perché dice: io voglio essere libero, io non voglio dare retta a nessuno. Se vado a fare qualcosa, appunto, non voglio relazioni con nessuno, le mie fotografie devono essere libere. Anche qui si porta la sua lente panoramica. Tra l'altro lui ha già mentre faceva le sue fotografie, immaginava il suo progetto come in un formato panoramico, proprio il libro doveva essere un formato panoramico, a fisarmonica quasi, che una volta aperto potesse ricreare un muro simbolico. E lui appena arriva e vede il muro per la prima volta, capisce che è lì che effettivamente si deve fermare, ed è lì, anzi, che deve partire proprio da lì. E dice: questo paese è diviso ogni parte, reagisce a quella divisione in modo diverso, ma il paesaggio non può reagire. E scatta una serie di fotografie straordinarie. E, vi leggo brevemente uno stralcio di intervista. Se siete curiosi, andate a cercare displaced.org, appunto cercando Josef Kudelka, intervistato da Sheila Sheikh, che gli chiede: puoi descrivere il processo di editing? Penso che questo, lui risponde, penso che questo sia uno dei libri più documentati che ho realizzato nella mia vita. L'altro è Invasion 68, appunto Praga, quello su Praga, che però è uscito non nel 68 ma nel 99, se non ricordo male. Con Wall sono stato guidato dallo stesso principio che ho seguito durante il mio lavoro con gli Zingari, in cui volevo mostrare ogni momento della loro vita, dalla nascita alla morte. In questo caso ho voluto mostrare gli aspetti più importanti del muro. Non volevo tralasciare nulla. Ad esempio, ho pensato che dovrei avere una fotografia di uno dei cancelli agricoli attraverso i quali devono passare i contadini palestinesi che possiedono terre dall'altra parte del muro per mettersi al lavoro. Se ottengono il permesso dalle autorità israeliane.
Volevo anche fotografare i tanti diversi componenti che compongono questo muro, il filo, spinato, i posti di blocco, le strade di accesso, e questo l'ho fatto. A un certo punto ho mostrato il mio lavoro a un amico, mi ha consigliato di rimuovere alcune fotografie che secondo lui non avevano nulla a che fare con il muro, ma alla fine ho deciso di tenerli. Tuttavia ho dovuto scattare alcune fotografie che pensavo fossero immagini molto buone, per esempio una delle lapidi di Baruch Goldstein, il colono che ha ucciso 29 palestinesi nel 94 a Hebron. L'ho tenuto per molto tempo nella mia selezione, ma ho pensato se uso l'immagine della lapide di Goldstein per mantenere l'equilibrio, dovrò avere una fotografia relativa agli attentati suicidi palestinesi in Israele, ma non sono riuscita a ottenere nessuna fotografia del genere di cui fossi soddisfatto. Comunque, non volevo entrare nella logica. Aspettate che non vedo. Del politicamente corretto. È stato fatto nel 2015, presentato in diversi festival, un documentario molto bello su Kudelka, Shooting Holy End, quindi sulla Terra Santa, del regista Gilad Baram. Cercatelo su YouTube se volete, c'è l'intervista al regista che vi può interessare perché racconta proprio un po' il suo rapporto con Kudelka, cioè quando iniziano realmente poi a girare, e quando già sono appunto in Terra Santa, e Kudelka racconta Baram che all'inizio assolutamente non voleva che lui scendesse con la videocamera per iniziare a riprenderlo, a fotografarlo. Quindi racconta un po' di cose. E qui abbiamo invece rovine che speriamo di poterci vedere insieme al Museo della Rapacis, che fino a maggio, diciamo, sarà montata. Ed è un po' da qui che io e Luisa abbiamo deciso anche di parlare di Kudelka proprio da questa mostra. Rovine è una mostra, diciamo che nomade, anche lei ha girato tanto, c'è un bellissimo volume, un catalogo, e sono delle fotografie che racchiudono circa 30 anni della sua produzione. È un progetto molto grosso. Lui è andato in giro per tantissimi siti archeologici del Mediterraneo, quindi in Grecia, Marocco, Portogallo, ovviamente passando per l'Italia, e sono state molte volte descritte come delle fotografie romantiche. Io non sono per niente d'accordo con questo romanticismo che si vede nelle fotografie di Kudelka, ma c'è ben altro, sono veramente straordinarie. Questa è Roma nel 2000, appunto, ma non esiste alcunché di romantico in immagini del genere. Questa in Cirenaica. Anche qui, guardate, il cielo c'è, però lui decide di tagliare parte delle colonne. Questa forse è una delle più famose, è molto anche pubblicizzata. Bellissima sempre la composizione, ma quello che raccoglie il nostro sguardo sono queste scanalature straordinarie. Cioè qui non c'è l'uomo, non è rappresentato visivamente, però c'è quello che l'uomo ha fatto, le centinaia di ore di lavoro fatto per finire magari una colonna e lavorare su tutti questi siti adesso bellissimi. Qua c'è la sua ombra. Quando lui inserisce, lo vedrete anche in The Black Triangle. Quando lui inserisce la figura umana in un progetto dove in realtà non è prevista, lo fa sempre per un motivo, lo fa sempre per rapportare quello che è visto nella fotografia, rapportarlo all'umanità. Cioè, se noi togliessimo quell'indicazione visiva, fisica,
no? Della silhouette umana, noi non riusciremo a capire se questo è un sito piccolo, grande, che cosa può essere, che cosa può rappresentare. Stessa cosa, per esempio, poi nelle fotografie industriali, dove lui a volte inserisce appunto una piccola figura umana quasi sembra stilizzata. Straordinario. A me piace tantissimo il fatto che lui decida di tagliare così in tronco le colonne, cosa che molte volte invece non facciamo, no? Pur di ricreare le tipiche foto da cartolina, che cosa facciamo? Cerchiamo di prendere l'interessa, e invece no, lui proprio taglia di netto. E questa, vabbè, ve l'ho rimessa, eravamo sempre a Roma. Ed è interessante appunto come effettivamente lui ricerca sempre un'estetica, c'è sempre un'estetica molto molto forte nelle sue immagini, perché lui, lo dice in tantissime interviste, lui fotografa ciò che a lui piace. Sempre dall'intervista di Smargiassi del 2017, dice, i critici dicono cose molto diverse dal mio lavoro, vedono vestigi di viaggio tra le rovine romane del Mediterraneo e dicono che ho cercato la bellezza. Vedono Triangolo Nero, i miei paesaggi della Boemia nell'era post-industriale e dicono che ho lavorato sulla morte. Sul libro dei visitatori una volta trovai scritto, queste fotografie sono belle come l'inferno, ma io non ho mai fatto foto morbose. Se capisci la morte, allora capisci anche la nascita e la vita, quindi capisci la bellezza. Dicono anche questo, che ho cercato la bellezza. Una signora davanti alle mie foto di Gitan mi disse con aria meravigliata: sa, io conosco bene gli zingari, ho vissuto con loro, ma non sapevo fossero così belli. E quando Smargiassi gli chiede se esiste uno scopo, lui dice: no, questo non posso dirlo, non ho neppure scelto i titoli dei miei lavori, cause e stille, i fotografi che parlano troppo delle proprie immagini spesso riempiono con parole noiose quello che non c'è nelle loro immagini. Non sono un fotografo militante, non ho una missione, faccio fotografie meglio che posso, seguendo l'istinto, e sono contento se la gente le guarda. Quello che ci vede non lo posso controllare. Ci trovano un messaggio ecologista, ci trovano una bellezza, l'ansia della civiltà, legittimo, possono farlo. Le fotografie in fondo sono foglie di carta. Anche per me è così, solo quando le vedo esposte capisco che forse hanno un senso, perché le fotografie non dicono mai quello che è, sono semplici suggerimenti. Cosa dovrei spiegare? Venga, guardi da solo queste foto che dicono siano di industria. Non le ho fatte perché dicessero che l'industria è bella o brutta, le ho fatte perché qualcuno le guardasse. Non chiedo alle mie fotografie di dire qualcosa di preciso, sono loro che prendono la parola. E a lei cosa dicono? E così, con questa bellissima domanda di Kudelka, abbiamo finito il nostro incontro. Ecco qui Elisa. Eccoci Marica. Sì. Allora, io in realtà ho solo una domanda, ma interessante, di Silvia, che dice: secondo il tuo punto di vista, Marica, qual è la differenza sostanziale tra un fotografo come Bresson e uno come Kudelka? Facciamo un'altra lezione, ragazzi. Esatto. Forse può Allora, essere un ottimo spunto per una lezione. beh, sì, guarda, lo diciamo sempre poi con Luisa e il Tommo che dobbiamo fare una lezione su Bresson. Allora, io non amo particolarmente Bresson, adesso si sta bene il suo criterio. In realtà, quando ancora era una giovincella, come moltissimi, ovviamente lo conoscevo il suo modo di fotografare, conoscevo le sue fotografie più famose e ne ero attratta perché sono perfette, sono bellissime, non si può dire altrimenti. Io forse non sono la persona più adatta a parlare di Bresson.
però no, a parte gli scherzi, però loro tra l'altro erano molto amici, Kudelka e Bresson erano molto amici. Bresson era già un grande della fotografia, era un vero maestro ormai, quindi Kudelka si approccia a lui con molta umiltà, diventano buoni amici. Purtroppo io personalmente nelle fotografie di Bresson non riesco mai a trovare l'empatia, o meglio, riesco a vedere una vicinanza intima, per riprendere quello che diceva Nadar, una vicinanza intima con le fotografie che lui fa delle persone sue amiche, di intellettuali, politici, attori, artisti, dove ci sono veramente dei ritratti meravigliosi, un po' meno purtroppo nelle fotografie di reportage generico, ecco, diciamo così. Ovviamente, ragazzi, non voglio far esplodere una bomba, davvero dobbiamo fare un'altra lezione su Bresson per capire, analizzare bene il linguaggio fotografico. Guardiamo a Bresson, ma veramente come un maestro, soprattutto della composizione, della messa a fuoco, a livello tecnico, un grande conoscitore della tecnica. Però piano piano, diciamo, negli anni ho iniziato, diciamo, ad apprezzare altri fotografi, ecco, quindi diciamo c'è tanta differenza per me tra Kudelka e Bresson. Kudelka è il mio preferito, Bresson no. Non c'era capito, no, scherzo, no, questa è normale. Poi Bresson poi è quello che si conosce più facilmente, forse, invece Kudelka o altri autori bisogna studiare e conoscere meglio la fotografia. E quindi certo, ha fatto reportage grandiosi, non è che, però io poi lo sapete, poi mi conosce, lo sa, a volte sono un pochino così troppo emotiva, e quindi mi innamoro di un fotografo e lo porto avanti fino alla morte. E intanto ti ringrazio, ci sarà un'altra diretta venerdì prossimo con Gabriele Agostini. Possiamo andare a cena. Ringrazio ancora Marika, ringrazio tutti quelli che hanno seguito la diretta. Grazie, grazie a te, Lisa. Grazie, ciao, buona serata. Grazie. Ciao.